Non temere, perché io sono con te. Un titolo più che consolatorio in un momento in cui si vive in maniera acuta l'impatto con realtà drammatiche. Papa Francesco, nel suo messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali, invita a non dare al male il ruolo di protagonista, ma a cercare uno stile di narrazione contrassegnato dalla buona notizia. Si può raccontare il mondo, che è fatto di luce e di ombre, di bene e di male, sapendo che è possibile sempre aprire degli spazi di speranza, soprattutto per raccontare il grande bene che c'è, anche a volte in una situazione molto negativa. Il messaggio, presentato oggi in sala stampa vaticana con una riflessione a più voci, raccomanda di essere costruttivi, rifiutando i pregiudizi e spezzando il circolo vizioso dell'angoscia. Arginare la spirale della paura, invita il Papa, ma prediligere un approccio propositivo e responsabile, evitando di macinare zizzania. Il segreto è nello sguardo, negli occhiali con cui si legge la realtà, che rimane tale, con luci ed ombre. E non bisogna scomodare l'etica del giornalismo, ma solo la professionalità. Non bisogna raccontare il mondo di Heidi, è stato detto, o scadere nell'ottimismo ingenuo, ma cercare e proporre soluzioni. Quando c'è va raccontato, sapendo però che è necessario raccontarlo non come il vincitore della storia e soprattutto non come una situazione fisiologica, ma patologica, perché non è bene che il male ci sia tra di noi. Poi dobbiamo fare i conti, ma sapendo che è più importante la forza di reazione al male perché il bene possa vincere.